Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere questo riff slap che hai appena ascoltato, che è tratto dal mio metodo Easy Slap. Lo puoi trovare o in formato ebook, dove puoi scaricare direttamente il PDF con gli audio, e poi sul mio sito trovi comunque anche tanti video didattici che spiegano tanti esercizi, oppure contenuto nel libro cartaceo che trovi su Amazon. Vai a cercare Slap Carlo Chirio e ci sarà il metodo Easy Slap più il metodo Advanced Slap, che sono stati messi insieme per poter fare il libro cartaceo. Questo è l'esercizio numero 13. Qua iniziamo a parlare di pluck, ovvero questo movimento che va a contraddistinguersi dal movimento thumb, che è del pollice, che abbiamo visto negli esercizi precedenti e su cui tanto abbiamo già lavorato. E andiamo a mettere questo movimento che è un pochettino, non il contrario, però la risposta al movimento del thumb, e deve essere inglobata comunque nello stesso movimento, nel senso che io quando vado a fare il thumb, adesso metto un ipotetico sol, anzi metto proprio il sol, poi vado a strappare quando ricarico il mio polso, il mio pollice per tornare su, con la sua molto spesso ottava, almeno soprattutto all'inizio lo vedremo con l'ottava, quindi il sol acuto. Vado a prenderlo qua con il mignolo, attenzione a staccare sempre bene la nota, ok? Cercheremo di farlo in tutti e due i modi, lo studio, come diceva il buon Sklarevski nel suo fantastico metodo sullo slap, di studiare in tutti e due i modi, cioè facendo sia le note lunghe che le note staccate. Mi riferisco sempre alla nota acuta, Benissimo. Andiamo a vedere quindi adesso le note, lavoriamo ad ottavi per adesso, semplifichiamo un attimo la prima battuta e poi andremo a farla come l'hai sentita. All'inizio facciamo il mi con la sua ottava, sol, do, si. Secondo giro, mi, sol, do, re. Al movimento quindi di pollice nel mi, attenzione che la sua ottava dobbiamo andarla a cercare, mentre negli altri andiamo sempre col dito 1, ad esempio sul sol abbiamo la sua ottava, poi che andiamo a prendere o col mignolo o con l'anulare, due tasti e due corde sotto. Nella corda vuoto dobbiamo andare a cercare l'ottava alta, che sarà tasto 1, tasto 2, quindi andiamo a prendere vuoto e il mi con l'indice, mi, sol, do, si, mi, sol, do, re. Benissimo, lo studiamo quindi sia così staccato che anche con la nota acuta lunga. Poi, in ultima fase, andiamo a mettere quello spostamento ritmico e anche come note. Andiamo prima a strappare, stiamo parlando del si, quindi l'ultimo quarto della prima battuta, dove anziché andare a prendere mi, sol, do, si, andiamo a prendere mi, sol, do, un, pausa di sedicesimo, strappiamo prima di prendere il pollice e ci arriviamo col pollice dopo. Un. Facciamo prima il do, do. Quindi in questa fase andiamo ad invertire lo spostamento. Questo perché? Perché è musicale, per dare un po' di variazione. Io cerco sempre, oltre a mettere la tecnica, mettere anche un pochettino di musicalità. Quindi negli esercizi dei miei metodi molto spesso ci saranno comunque delle cose musicali, anzi spero sempre. Andiamo a suonare il giro piano. 3 e 4. Mi, sol, do, mi, sol, do, re. E riparto. Bene,
spero di esserti stato utile con questo video, poi pian pianino portalo su di velocità, mi raccomando non aver paura a farlo molto lento, anche perché devi ottimizzare il gesto, lo strappato devi cercare di non farlo così, ma deve essere sempre con questo sdang e deve essere inglobato nel movimento di pollice, che quando scende colpisce col pollice, nel frattempo l'indice si va a mettere dentro la corda pronto a strappare. Quando ricarico il pollice mi porto dietro l'indice che va a strappare l'ottava. Benissimo, allora noi ci vediamo al prossimo video, fammi sapere nei commenti qua sotto se ti è utile, se hai Easy Slap o se hai qualche domanda, qualche dubbio o se posso aiutarti in qualche altro modo. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto.